Dalla vasta collezione di minerali raccolti da Giorgio Gasser in Trentino Alto Adige e Tirolo Austriaco e da una sfavillante pepita d'oro. Così nacque il Museo di Mineralogia dell'Università di Padova. Completato e allestito da Angelo Bianchi nel 1965, dopo più di 40 anni di lavoro. Cristalli giganti himalayani, quarzi d'ogni colore, limpidi e perfetti, una teca di gemme rilucenti e molti altri minerali da tutto il mondo, belli da ammirare, ma anche utili per le più diverse applicazioni tecnologiche. È il tesoro della terra, portato alla luce dai minatori in cerca di ferro, ematite e fluorite nei secoli passati.